Quella siglata ieri con il voto per l'elezione del Presidente del Consiglio è una tregua, non si sa quanto armata, tra centrodestra e centrosinistra. Giovanni Legnini potrebbe essere il nuovo Presidente di Vigilanza, con gli accordi sulla spartizione degli incarichi dell'Ufficio di Presidenza, che ha retto alla prova dell'Aula. Dal nostro punto di vista deve essere un'opposizione leale, rispettosa dei ruoli, maggioranza e opposizioni, ma intransigente, rigorosa, per far sì che lo svolgimento della consigliatura sia improntato al rispetto degli impegni, alla cura degli interessi degli abruzzesi e per far sì che l'opposizione possa svolgere anche e non solo quella funzione di vigilanza e di controllo, di rispetto delle regole che noi pretendiamo da tutti e anche da noi stessi ovviamente. Nel complesso sono state 9 le schede bianche dei 5 Stelle, 5 per l'elezione di Sospiri a Presidente del Consiglio e 4 per quella di Dino Pepe nell'Ufficio di Presidenza, che si completa con la vicepresidenza del 5 Stelle Pettinari e dell'azione politica Sant'Angelo e dell'altro consigliere leghista Bocchino. Una timida apertura di credito per il governo Marsiglio a forte trazione leghista. Proprio per quest'ultimo motivo tutti gli occhi sono puntati sui grillini per capire che tipo di opposizione faranno, divisi come sono il ruolo di governo a Roma e quello d'opposizione in regione. Intanto è già all'ordine del giorno il prossimo consiglio regionale, martedì 19, in calendario, la surroga degli assessori eletti, con i primi dei non eletti pronti ad entrare a Palazzo dell'Emiciclo. Tra le new entry, ieri 2 pescaresi di centrodestra, Guerino Testa e Vincenzo D'Incecco, che raccontano così al microfono di Stefano Recanati il loro primo giorno di scuola. È un banco importante anche per uno come me che ha esperienze, che ha fatto già il presidente di provincia, il consigliere comunale, però oggi è un momento importante per l'Abruzzo, per gli abruzzesi e quindi specialmente chi fa politica deve mettere un supplemento in più di attenzione, di impegno, di disponibilità per risolvere le tante criticità del nostro territorio. E io mi impegnerò e mi candido ad essere un soggetto che vuole aiutare fortemente gli abruzzesi e far sì che l'Abruzzo possa tornare ad essere una regione a testa alta. Da oggi parte questa consigliatura, da oggi dobbiamo iniziare sistemate tutte le questioni burocratiche dei primi consigli e lavorare sui progetti, sulle leggi, cercare di portare, di mettere sul campo quelle che sono le idee che abbiamo esposto in campagna elettorale, quindi siamo ansiosi di conoscere anche bene la macchina della regione. Insomma, in questi primi mesi saranno per noi mesi anche di adattamento alla conoscenza delle dinamiche regionali, ma io sono convinto che faremo molto bene, quindi partiamo con lo spirito giusto.